Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account, contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete letto dal titolo, vi porto l'after patch del glitch in solo. Senza perdere tempo ragazzi, i requisiti li leggete qui a schermo. Quando non sarà più funzionante lo scriverò nel commento bloccato in alto qui sotto. Quindi la prima cosa da fare ragazzi è prendere l'auto che volete duplicare, che si dovrà trovare appunto all'interno del centro operativo mobile, e portarla fuori dal bunker, quindi insomma fuori nel bunker. Una volta nel bunker, ragazzi, dovrete mettere l'auto in questa esatta posizione, come la metto io. Però prima controllate di avere l'hauler, che sarebbe questo tipo di cofano, perché vi faciliterà un sacco il glitch. Se non ce l'avete, ragazzi, duplicate moto. Comunque, una volta che avete fatto questo, ragazzi, mettete l'auto di fianco al muro, quindi solito processo di questo glitch. Mettete l'auto di fronte al muro oppure davanti al paletto, questo qua, questo tubo di ferro, in modo che vediate sia il pallino blu che in alto a sinistra vi esca premi freccia destra. Quindi mi raccomando, dovrete avere queste due cose. Nel mio caso funziona così, poi trovate meglio la vostra posizione. Mi raccomando, anche quando scendete ci deve essere il pallino blu. E ragazzi, altra cosa fondamentale, aprite il menu interazione, andate su nascondi opzioni. Andate su attività e controllate che tutto quanto sia su mostra, quindi mettete personalizza. Una volta fatto questo, ragazzi, uscite fuori dal bunker. Mi raccomando, ragazzi, se non riuscite col pallino blu, non cominciate a scrivere pacciato, bla bla bla, perché dipende da voi, insomma, dovete trovare voi la posizione. Se avete proprio tanti problemi, duplicate una moto, vendete l'originale poi, così, insomma, farete più soldi. Adesso ci dovremo teletrasportare al nostro appartamento. Vi farò vedere come ci si teletrasporta. Se avete problemi a farlo potrete andarci con un Buzzard o con un veicolo del CEO. Quindi andiamo su un'iconcina blu, premiamo quadrato, ci starterà l'attività e ci porterà nella lobby. Una volta nella lobby che ce l'ha caricata, ragazzi, andiamo in una community a caso e dovremo selezionare una persona a caso. Quindi facciamo partecipa alla sessione, ci riporterà al gioco, ci usciranno due messaggi, accettiamo il primo che ci dice vuoi unirti a una sessione. Accettiamo quello e rifiutiamo questo qua, ovvero il secondo, che ci dice che è in una mira diversa. Se ragazzi accettando il primo messaggio ci porta direttamente a una sessione del tipo, è perché siete stati così fortunati ad aver beccato uno nella vostra stessa mira, quindi dovrete riprovare. Adesso ragazzi vi farò vedere questa parte due volte, così ve la spiegherò al meglio. La prima volta rallentata, quindi dovrete andare davanti alla lavagna delle pianificazioni con un colpo attivo, aprire il menu interazione, andare su stile appartamento. Ragazzi, e dovrete selezionare uno stile a caso, ci dovrete premere X una sola volta in modo da, insomma, fare la preview e non acquistarlo. Quindi ragazzi, selezionatene uno veramente a caso, non è importante, ci premete X, vi farà la classica schermata nera. Adesso ascoltatemi bene. Una volta che vi ha ricaricato, avrete ancora la schermata del stile, selezionate un altro stile. Appena lo selezionate, ragazzi, durante la schermata nera tenete premuto sul menu interazione, premete un paio di volte cerchio. Quando vi riuscirà la schermata e si leverà la schermata nera, premete tante volte freccia destra. Come vedete in alto a sinistra vi uscirà per andare sulla lavagna delle pianificazioni. E se tutto quanto riesce bene, ragazzi, vi farà insomma questa schermata buggata e sarete così. Adesso ve lo farò rivedere un'altra volta. Quindi non, se l'avete preso bene, se no ve lo faccio rivedere in una velocità normale. Andate davanti alla lavagna, aprite lo stile, selezionate uno stile. Vi farà il caricamento nero. Appena vi ha fatto il caricamento nero, selezionate un altro stile. Durante questo secondo caricamento nero, tenete premuto il tasto del touchpad e premete cerchio, ragazzi. Quindi, se non vi riesce, lo rifate. Tenete premuto il touchpad e poi premete cerchio. E poi premete freccia destra appena avete la visuale normale, ragazzi. Quindi, mi raccomando, siate veloci. Adesso, ragazzi, dovrete andare di nuovo su stile e selezionare, quindi premere una volta X e freccia in giù, freccia in giù e X, freccia in giù e X, freccia in giù e X, come sto facendo io anche durante la schermata nera, in modo, ragazzi, da sbaggarci. Dovrete farlo finché la schermata nera non se ne va via. Quindi, una volta che se ne è andata via la schermata nera, semplicemente premete cerchio tante volte e insomma uscite dalla lavagna. Sarete senza minimappa, quindi sarete belli e buggati. In caso non vi si levi appunto, non vi si levasse ragazzi come si chiama, la schermata insomma delle pianificazioni, semplicemente cambiate sessione e riprovate, ma non dovreste avere questo problema. Adesso ragazzi potrete teletrasportarvi o all'Arena War o alla base operativa se non erro, oppure anche all'Arena War o al casino o al nightclub. Io utilizzerò il nightclub così per comodità, perché insomma mi piace di più. Ci teletrasportiamo al nightclub, entriamo dentro. Selezioniamo il livello con dentro una RH8, saliamo dentro la RH8, premiamo, attendiamo che appunto si accenda,
Premiamo il tasto per accelerare e quando lo faremo, ragazzi, usciremo fuori, ci farà questo caricamento nero. Usciremo fuori senza auto. Stesso procedimento se utilizzate l'Arena War barra insomma casino barra tutto il resto. Una volta usciti fuori senza auto, semplicemente andiamo, ci teletrasportiamo al bunker ed entriamo nel bunker. Mi raccomando, durante tutto questo procedimento non utilizzate veicoli personali, sennò vi si toglierà la issi da lì. Adesso, prima di salvarla, saliamo dentro e aspettiamo che appunto si accenda il motore. Se avete la targa, noterete che cambierà. Adesso ragazzi scendete, entrate da dietro il centro operativo mobile ed uscite da davanti come sto facendo io prima di salvarla. Adesso vi mostrerò come salvarla. Come vedete in più o meno un 5 minuti abbiamo duplicato un'auto senza problemi. Una volta fuori semplicemente saliamo di nuovo all'interno della ISI e premiamo freccia destra. L'auto sarà salvata, accettiamo il messaggio. L'originale si trova al posto dell'RH8, questa qua è la copia. Se utilizzate veicoli Arena War barra Benis potrete continuare a duplicare. Se utilizzate altri veicoli dovrete cambiare appunto il veicolo all'interno del centro operativo perché sennò ve li venderà pochissimo. Adesso ragazzi per continuare a duplicare mi raccomando cosa fondamentale opzioni online creatore. Una volta nel creatore ragazzi avviate un'altra sessione ad inviti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi per i migliori contenuti di GT Online e noi ci vediamo al prossimo video.